Grazie Presidente, cercherò di rientrare nei tempi. Allora, io ho già spiegato al proponente di questa mozione che per noi non è possibile approvarla, non è possibile per una serie di problemi. Innanzitutto perché l'immobile dove svolgono le attività il gruppo di Luce e Siesta è un immobile che è stato messo nel concordato ATAC. E loro si sono rivolte a questa amministrazione quando è partito il concordato. Se loro si fossero rivolte prima che partisse il concordato, forse si poteva trovare una soluzione per far proseguire l'attività. Ma inserito questo bene nel concordato non è più possibile sfilarlo. Purtroppo chi amministra deve tenere conto di una marea di situazioni e deve anche assumersene le responsabilità e far fallire un concordato ATAC per far proseguire le attività di questo centro e quindi far fallire ATAC, beh, onestamente noi come amministrazione non ce la sentiamo. Oltretutto noi stiamo ponendo in essere l'apertura di tutta una serie di centri antiviolenza e siamo già da quando siamo in contatto con questo con le ragazze di Luce e Siesta, stiamo cercando nel municipio settimo un immobile da poter mettere a bando per le stesse attività di cui si occupa Luce e Siesta. Quindi per noi non è possibile approvare questa mozione che ci chiede di regolarizzare, di sfilare questo immobile e regolarizzare la loro attività, per il semplice fatto che l'immobile non può essere sfilato e che quando riusciremo a reperire un immobile che ci consenta di poter continuare queste attività, noi ovviamente lo metteremo a bando. Ma voglio rilevare una cosa, che in questa città sono molte le esperienze proficue, le esperienze che hanno dato risposte al territorio, le esperienze che hanno dato una mano al territorio e alla città tutta. E queste esperienze noi ce le siamo sempre ritrovate in delle situazioni approssimative, in delle situazioni non regolarizzate, in delle situazioni impossibili per operare con tranquillità. E allora quando si sbandiera tanto che si tiene ad un tema, quando si sbandiera tanto che si tiene alle attività svolte da un'associazione, è inaudito che poi non si sia nel passato mai cercato di tutelare queste associazioni e l'attività da loro svolta, blindandole, mettendole in sicurezza, mettendole in regolarizzazione. Noi ci stiamo trovando il Far West e questa cosa su cose delicate come la violenza sulle donne non è ammissibile e quello che stiamo cercando di fare è proprio per la giustizia sociale. Stiamo cercando di aprire più centri possibili, li metteremo a bando e sono convinta che questa situazione, come molte altre valide sul territorio, saranno in grado di continuare la loro attività o in un centro o in un altro, proprio in virtù della grande esperienza che hanno e nonostante nel passato non siano state tutelate mai. Noi per il grande valore che riconosciamo a questa associazione ci asterremo e non bocceremo questo documento.